potrei darti 10 buoni motivi per avere sempre a portata di mano una boccetta di olio essenziale di limone. Motivo numero 1. L'acqua che noi beviamo non è sempre il massimo e avere dietro dell'olio essenziale di limone e metterne dentro un paio di gocce nell'acqua può essere un grandissimo aiuto. L'acqua diventa migliore e il nostro corpo sta molto meglio. Motivo numero 2. Magari abbiamo la digestione lenta, facciamo fatica a digerire e dobbiamo fare qualche cosa e ci viene l'abbiocco. Ottima idea mettere una goccia di limone, anche due, proprio applicate sulla zona dello stomaco. E aiuta anche col bruciore di stomaco, si può anche ingerire volendo, si prende con un pochino di acqua in una capsula. Motivo numero 3, è un fantastico disinfettante anche per le superfici, così, non so, ti trovi per esempio ad andare in un bagno pubblico o in un posto dove hai qualche dubbio sull'igiene, dai una passata con l'olio di limone e oltre a godere del buonissimo profumo avrai una superficie disinfettante. Motivo numero 4. Può essere che tu abbia un po' di raffreddore, un po' di naso tappato, naso che cola magari per l'allergia. Prendi una goccina di limone e te la metti sulla zona del naso e sentirai proprio come la sensazione delle narici che si aprono, è una sensazione molto piacevole in quei momenti ed è di grande aiuto. Motivo numero 5. Potrebbe essere che tu abbia un po' di mal di gola, che senti un po' di pizzicorino, oppure hai la gola secca, ti dà un po' fastidio, comincia a farti male, prendi dell'olio essenziale di limone e te lo spalmi bene, 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 bene su questa zona. Sentirai che sollievo. Motivo numero 6. Potresti avere problemi di disturbi intestinali, sia potrebbe essere stitichezza o potrebbe anche essere dissenteria. Ne prendi un paio di gocce e le applichi sulla zona della pancia, sull'addome, e vedrai che sicuramente ti darà una grande mano. Motivo numero 7. Stai cercando di fare un lavoro, devi essere concentrato, dovresti essere al meglio, stai studiando e la testa non sta dietro, fai fatica, sei stanco mentalmente. Prendi una goccia di limone, te la metti come profumo, oppure la annusi, oppure la diffondi nell'ambiente se puoi, e vedrai che riuscirai a mettere a fuoco. Aiuta moltissimo la concentrazione, aiuta a mettere a fuoco, aiuta a rimettere in ordine le idee. Quindi questo è un buonissimo motivo per averlo dietro. Ragione numero 8. Potrebbe essere una giornata un po' triste, un po' grigia, un po' non tanto bella. Avremo bisogno di una ventata di buon umore, qualcosa di positivo. L'olio essenziale di limone ci può aiutare ad avere questa ventata di benessere, di senso di positività, di senso di star bene e di avere voglia e il coraggio di affrontare magari delle cose che non ci piacciono tanto. Così sicuramente può essere un antidoto contro la tristezza, porta un po' il sole, porta un po' il giallo, porta questo colore così positivo che ci aiuta a migliorare la situazione. Il motivo numero 9 che ti propongo è legato all'ansia. Devi fare qualcosa, c'è qualche cosa che ti mette in agitazione, senti uno stato ansioso. Benissimo, prendi l'olio essenziale di limone, te lo metti sulle mani, ti fermi 10 secondi, annusi, te lo gusti e lasci che ti aiuti a rimettere un pochino in ordine, a rientrare un pochino in te e ad essere più positivo e verso quello che devi fare, avere un po' di coraggio in più. Il motivo numero 10 che ti do, che potrebbe essere anche un pochino sottovalutato per qualcuno, ma per me è stato fantastico quando ho avuto bisogno, è, non so, hai un'etichetta da togliere che non viene via, hai della colla che si è messa in un posto dove proprio non la volevi e rimane lì, oppure, non so, la gomma da masticare che si è appiccicata proprio al tuo vestito preferito. Fantastico, aiutati con l'olio essenziale di limone e vedrai che risultati. Adesso però ti do 3 raccomandazioni. La prima che ti do è, mi raccomando, fai attenzione, è fotosensibilizzante. Questo significa che se lo metti sulla pelle devi aspettare almeno 12 ore per esporti alla luce diretta del sole. La raccomandazione numero 2 che ti do è, fai attenzione se lo metti per esempio in una bottiglia di plastica, cioè intendi bere da una bottiglia di plastica e metti dentro l'acqua. Se metti l'olio essenziale di limone insieme, assicurati di berla in tempi molto brevi perché fa pulizia anche lì e tira via la plastica. La terza raccomandazione che ti do per me è importantissima. Assicurati di avere in mano un olio certificato puro e di grado terapeutico. Questo farà una grande differenza. Un olio che non è puro potrebbe intossicarti. Okay? Potrebbe fare dei danni anziché dei benefici. Così io ti ho detto tante belle cose che sono fatte da un olio essenziale puro e di grado terapeutico. Così attenzione a quello che scegli, gustati gli oli, gustati l'olio essenziale di limone, portalo sempre con te, ma mi raccomando, sceglilo bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!